Eccellenza, Don Stefano, carissimi amici sacerdoti e autorità civili, carissime sorelle e carissimi amici presenti da Mordese e da tante ispettorie diverse, carissima Carolina che rappresenta tutte le sacchiere del mondo. Sono molto lieta di essere presente e di partecipare in questo momento di inaugurazione della nuova, rinnovata Casa di Spiritualità Mordese e Mazzarelli. La mia presenza insieme ad altri consiglieri, la Vicaria Generale, Sor Emilia, Sor Maricano Canale, Sor Irma Tallone, Sor Chiara Cazzola, insieme alle ispettrici d'Italia e di Spagna, è segno della partecipazione dell'intero istituto delle figlie di Maria Auxiliatrice, diffuso nei 5 continenti. In questo momento tutto l'istituto sta seguendo che cosa sta capitando a Mordese. Oggi tutti i cuori sono a Mordese, perché la sola pronuncia di questo nome fa vibrare non solo il cuore delle figlie di Maria Auxiliatrice, ma anche di tanti giovani e adulti. Ho potuto constatarlo facendo visite in diverse parti del mondo. Mordese porta in sé una carica di vita, di speranza, di amore, di gioia. Ringrazio le autorità ecclesiastiche e civili qui presenti, in particolare Monsignor Pier Giorgio, Vescovo di Acque Terme, i progettisti, i professionisti, l'impresa costruttrice, tutti i mordesini. Sono grata all'Ispettoria Piemontese e alle Ispettorie del Mondo per la loro collaborazione e il loro concreto appoggio. La realizzazione che oggi inauguriamo è il risultato e un segno dello spirito di famiglia che ci ha portati a mettere in comune le nostre risorse, perché la casa materna possa essere sempre più una casa accogliente. Potete immaginare quanta riflessione abbiamo fatto prima di intraprendere questa ristrutturazione. Però abbiamo detto che Mordese sarà sempre Mordese. Mordese per l'Istituto e per il mondo rimarrà sempre un segno, un luogo di vita. E dunque dobbiamo continuare a rinnovarlo e a farlo vita. Un ringraziamento speciale alla direttrice Sor Concetta Strada e alla comunità di questa, alle sorelle di questa comunità, la cui specifica missione è l'accoglienza, e che in questi anni di lavoro hanno vissuto la situazione con coraggio e con grande generosità. Gli ambienti resi più comodi e ospitali contribuiranno a formare il clima spirituale di questa casa, che ha una finalità unica in tutto il mondo: tenere viva la memoria delle origini mordesine, e in particolare di Santa Maria Domenica Mazzarello, di cui la costruzione incorpora la sua casa natale. Pensando alla famiglia di Santa Maria Domenica Mazzarello, la casa di spiritualità vuole collocarsi anche come casa di formazione per le famiglie. La casa di spiritualità dei Mazzarelli è parte di un insieme più grande, costituito anche dal collegio, la casa di fondazione e dalla Bordonasca. In realtà tutto il paese di Mordese con la sua parrocchia è parte vivo di questo grande ambiente carismatico in cui la persona di Maria Domenica e delle prime sorelle costituisce una luce che brilla ancora oggi. Quando pensiamo a Mordese, pensiamo a tutto il paese di Mordese, a tutta la sua gente. Perché senza il paese di Mordese non
carisma salesiano. Interpretato e vissuto al femminile da Maria Domenica e dalle prime sorelle. Qui si riaccende più forte ogni volta il fuoco dell'amore di Dio. Qui si respira a pieni polmoni quel clima di gioiosa spontaneità e risuonano le parole di Maria Domenica. Fate con libertà tutto ciò che richiede la carità. Questa casa conserva il ricordo vivo della nostra santa cofondatrice. Direi di più, qui si sente viva Madre Nazarello. Qui si la sente viva. A 60 anni della sua canonizzazione, all'inizio dell'anno 140 della nascita dell'Istituto, in questa fertile terra del Monferrato, nel centenario delle Salieve di Bordese. Nel primo anno del periodo di preparazione alla nascita, al bicentenario della nascita di Novo, per tutto il Piemonte. Che anche gli ambienti siano rinnovati per un nuovo inizio. L'inizio di un amore più forte, più vigile, più missionario, ricordando quello alimentato da Maria Domenica, che faceva dire a Don Costamagna: questa è la casa dell'amore di Dio. La vostra missionaria che è stata rinnovata e resa più accessibile. È il segno che il cuore di Maria Domenica è stato come il cuore di Don Bosco, un cuore dai grandi orizzonti missionari, e che l'Istituto continua oggi a diffondere il carisma come dono alle giovani e ai giovani, in contesti sempre nuovi. Le richieste delle chiese locali sono sempre più numerose. Per rispondere alla grande missione che la Chiesa ci affida in presenza del Vescovo, della Sua Eccellenza, è un bellissimo segno perché ci dice che il carisma salesiano è un dono alla Chiesa, ha senso nella Chiesa. E per rispondere a queste richieste abbiamo bisogno di nuove vocazioni e dunque la nostra scelta di rinnovare la casa di qualità di Madre Nazarello è anche un atto di fede nelle nuove vocazioni che il Signore manderà all'Istituto in Piemonte, e la Regione Piemonte è stata molto collaborante nella realizzazione di questo progetto, ma anche nelle altre parti, di persone appassionate per l'evangelizzazione, la nuova evangelizzazione e l'educazione dei giovani. È impressionante come il carisma incarnato da Maria Domenica e dalle prime sorelle in questa terra piemontese, in questa terra borghesina, riesca a inculturarsi in tutte le culture del mondo. Maria Domenica è una grande santa. Sua Eccellenza diceva una piccola e grande santa, è vero, è una piccola e grande santa, però quando si vede che giovani di tutto il mondo riescono a dire Maria Domenica, io posso vivere come lei. Non è una cosa bella, vuol dire da Bordese a tutto il mondo, tutti sentono che questa vita di Madre Nazarello è accessibile. Una grande santa che parla al cuore della gioventù di oggi in tutto il mondo. Mentre ringraziamo il Signore per il dono che Maria Nazarello rappresenta per la Chiesa, per la famiglia salesiana, per l'umanità, ringraziamo anche il popolo di Bordese che ha contribuito a formarla e che rimane oggi parte di questa storia. Da questa casa mi piace rilanciare il progetto Bordese, che ormai vede protagoniste non solo le figlie di Mario Schiattici, ma anche i laici, i quali condividono la spiritualità salesiana. So che la prima esperienza di un progetto
Monnese per i laici è stato molto positiva, perché ho incontrato laici in tanti parti del mondo che l'hanno vissuto. Auguro che ne seguano molti altri, perché il carisma salesiano vissuto a Monnese è una pagina genuina di Vangelo, scritta nella vita dei primi eroi di figli di Matteo Sbiatrice e di quanti in ogni angolo della terra guardano a Monnese come a una sorgente ispiratrice. Auguro anche che questa casa, come il collegio, accolga molte persone, che esse possano incontrare qui il Signore, fare qui un'esperienza che consolidi in loro la vita cristiana e renda testimoni del Vangelo in un tempo come il nostro, in cui la Chiesa sente l'urgenza di una nuova evangelizzazione. Sono sicura che il contatto con questo ambiente potrà aiutare tanti giovani e adulti a incontrare profondamente il Signore e a lasciarsi toccare dal suo amore, che rigenera e rafforza la speranza. La casa è stata rinnovata. Una vita nuova deve irradiarsi da questo centro. Per la forza che emana dalla presenza di Dio nella casa, e soprattutto nelle persone che si fanno segni dell'amore di Dio attraverso l'accoglienza e l'accompagnamento. Il passaggio in questo paese di tante figlie di Maria Auxiliatrice, di tanti gruppi della famiglia salesiana e tante altre persone del mondo fa di questo piccolo centro un faro di irradiazione della cultura piemontese, della cultura borghesina e della santità vissuta nei tempi eroici dell'Istituto da Marco Nazareno e delle prime sorelle. Questa santità continui ad essere oggi incarnata in tante figlie di Maria Auxiliatrice, laici, giovani di tutto il mondo, una santità discreta, vissuta nel quotidiano, con coraggio, perseveranza e intraprendenza per essere un segno di amore, per avere la fecondità dell'amore, la forza di trasformazione del mondo è l'amore, e l'amore manifestato nei piccoli gesti della vita ordinaria. Grazie ancora ad ognuno, ognuna per la presenza oggi per tutti voi insieme. Insieme ai nuovi ambienti, il Signore benedica i vostri progetti, le vostre persone e sia presente in ogni vostra realizzazione. Maria Auxiliatrice vi sia sempre vicina per sostenervi nel cammino della vita. Che questa casa rappresenti una copiosa benedizione del Signore per ognuno che vi passa, e che questo momento che viviamo insieme sia un momento di nuova vita, di nuova speranza, di nuova gioia per poter irradiarla attorno a noi.